Bene, iniziamo oggi il corso di fisica, il corso introduttivo alla fisica, quindi che durerà per 3 anni, e iniziamo dando una idea, una panoramica, a grandi linee di che cos'è questa disciplina. Che cosa significa la parola fisica? Parole vogliono dire molto. Le parole sono uno strumento importante. Fisica viene dal greco physis, che significa natura. Tutto ciò che esiste, tutto ciò che c'è nell'universo è fisica. La fisica si occupa di studiare tutti i processi naturali, dall'enormemente piccolo all'infinitamente grande. Non c'è niente che accada in natura che non cada all'interno dell'ambito della fisica. E questo risponde a un'esigenza umana molto profonda. Fin da che l'uomo esiste, essendo nell'ambito in cui si trova, ha interesse a capire come è fatto il mondo che lo ospita e perché è fatto così. E questo ha enormi risvolti pratici, applicativi, ma anche dei risvolti profondi, culturali, per capire quali sono le regole del posto dove mi trovo. Le prime risposte a questa domanda sono di tipo religioso. Qui avete un papiro di Greenfield, 1400 a.C., il quale mostra la struttura del cosmo secondo gli egizi. Qui avete Nut, la dea del cielo, in qualche papiro il suo corpo è disseminato di stelline. Qui avete Geb, il dio della terra, coricato. E Shu, il Dio che sorregge il cielo. Quindi il cosmo, l'universo, è opera di divinità. Sono degli dei che si incaricano di dare all'universo la struttura che ha. Questa è una risposta, come si dice, mitologica. Mito significa racconto, favola, come dire, qualcosa di fantasioso. La mitologia nasce per rispondere a questa domanda. Perché vedo quello che vedo? Perché l'universo è fatto così? E questo è comune a molte popolazioni. L'universo è un oggetto chiuso, la Terra è piatta, sulla Terra c'è una calotta, okay, di cui sono incastonate le stelle, ed è opera di divinità. Questo, essendo dovuto a divinità, chiude il discorso. Chi sono io per mettere in discussione ciò che fa una divinità? Okay? Non c'è altra indagine. E come vedete, questa struttura è comune a popoli di posti diversissimi sulla Terra. Gli Egizi li abbiamo appena visti, questi sono, scusate, torniamo un attimo indietro, ci sono i Vichinghi della Norvegia, gli Hindu dell'India, i Maya, gli Inca, gli indiani Navajo, la cosmologia ebraica. E poi qui la NASA, insomma, ha messo la foto della Terra, però per arrivare a quella la strada è molto lunga. Tutti i popoli, insomma, intendono la Terra in questo modo. La Terra è il cosmo, in sostanza. Finito, piatto, con una calotta, con le cose sopra. E quindi, ad esempio, i corpi cadono perché cadono verso il basso. Alto e basso sono direzioni enormemente diverse. E quello è finito, non c'è altro, è tutto lì. Okay. Ma dove va il sole di notte? Okay. E perché se tutto cade verso il basso la terra non cade? Alcuni popoli dicono, beh, perché sotto ci sono delle colonie, alcuni mettevano degli elefanti, delle tartarughe, di tutto e di più. I vichinghi mettono un albero che tiene su tutto. La storia dell'umanità, del pianeta, cambia quando, invece che dare risposte di tipo mitologico, un pugno di persone dà risposte razionali, cioè cerca nella natura le spiegazioni alla natura. Inizia il pensiero razionale, non è ancora scienza, ma il grande punto di svolta è l'universo, okay, è comprensibile.
ci sono leggi semplici che spiegano il cosmo. Posso indagare con il ragionamento perché l'universo è fatto così. E se avete fatto un po' di letteratura di storia antica, sicuramente conoscete Plinio, Plinio il Vecchio, il quale scrive per il suo imperatore la storia naturale, e Plinio parla di questo pensatore, Anassimandro di Mileto, e dice che fu, che si narra, che fu il primo che aprì le porte della natura, cioè quello che ha iniziato, ha aperto le porte per andare a capire perché la natura è fatta così. Perché ha pensato, io posso capire, posso afferrare quello che c'è sotto. Questa è una rivoluzione letteralmente culturale senza precedenti. Nessun altro popolo sulla Terra ha fatto l'equivalente. Tutti l'hanno imparato dai greci. Ed era allievo di Talete. Allievi di Talete sono anche, ad esempio, Leucippo, quello che inizia a pensare che la natura è fatta di atomi. La frase con contenuto scientifico più denso, con meno parole, è la natura è fatta di atomi. E il primo che l'ha detto è Leucippo, VI secolo avanti Cristo. Un'intuizione, se volete, ma una cosa in cui ancora crediamo. Provate voi a dire una cosa adesso che rimane vera per 26 secoli. Comincia il pensiero razionale, il pensiero naturalistico. Cerco nella natura la spiegazione della natura. Faccio un esempio terra a terra, se volete, oggi c'è brutto tempo. Al tempo di Anassimandro, se tu dicevi oggi che tempo c'è? Piove. Perché? Perché Giove scaglia i suoi fulmini sulla terra. Anassimandro diceva, non è vero niente, Giove non c'entra. È l'acqua dei mari, avete studiato all'elementare come il ciclo dell'acqua. Il primo che introduce, discute il ciclo dell'acqua è Anassimandro. Dico, l'acqua dai mari, dai fiumi, dai laghi evapora, forma le nubi si scontrano e vengono i fulmini e poi la pioggia. Giove non ha nessuna importanza in questo, non c'entra niente. Dà una spiegazione naturale. E viveva in questa città, Mileto, che è in Turchia, in Asia Minore, come vedete qui. Non solo, ma se osservate il cielo, ok? Vedete, qui c'è una foto a lunga esposizione, queste sono le tracce delle stelle che le stelle tracciano, lasciano in cielo, ruotando attorno al polo nord, alla stella polare. Okay. E la spiegazione mitologica è, c'è una divinità che fa girare questa sfera che contiene le stelle fisse. D'accordo? Perché la Terra è piatta, c'è questa calotta sopra, come abbiamo visto nelle immagini di prima. Ma Anassimandro dice, ma se io vedo questa traccia, per esempio, qui c'è un castello, una casa, eccetera. Questa traccia scompare qui, ma riapparirà qui poco dopo. Perché? Perché la stella gira attorno a questo edificio, o a una montagna, quello che preferite. Ma se questo è vero per questa stellina qui, potrebbe essere vero anche quella un po' più sotto e così via. Così come tutte quelle che passano addirittura sotto la Terra. Quindi le stelle tramontano da una direzione e sorgono dall'altra, non perché c'è la calotta e qualcuno la gira, ma solamente perché c'è cielo anche sotto la terra. Quindi è il primo che propone l'idea del fatto che la terra è un pezzo di roccia che galleggia nello spazio. È il primo che concepisce il fatto che ho cielo sopra la testa ma anche sotto. E questa è un'enorme rivoluzione, nessuno ci aveva pensato prima. Lui, vabbè, intendeva la Terra come un cilindro, ma il primo che pensa che non è un disco piatto sorretto dagli elefanti o dalle colonne, ma è un pezzo di roccia che galleggia nello spazio, e che le cose non cadono verso il basso, ma cadono verso la Terra, ecco perché la Terra non cade, perché non ha nessun motivo di cadere da nessuna parte. Il passo successivo, pitagorici, è quello di intendere che non solo la direzione alto-basso sono equivalenti, ma tutte le direzioni sono equivalenti. E quindi la Terra è sferica. E questa idea, l'idea che la natura è comprensibile,
che posso spiegarla in termini semplici, ok? Talete, per esempio, maestro di Anassimandro, era convinto che tutto fosse riconducibile all'acqua. Adesso ci viene da ridere per questo. Anassimandro diceva tutto è riconducibile a qualcosa di immateriale, che si chiama indefinito, apeiron, ciò che non ha contorno, che però è la base di tutto. Quest'idea che tutto sia semplicemente, facilmente spiegabile, è quello che muove la ricerca ancora adesso. Avete visto sicuramente la teoria del tutto, il film. La teoria del tutto ancora non esiste. La teoria a cui la ricerca di base sta tendendo, si sta spostando verso l'idea che la natura è spiegabile in termini semplici, un unico principio che spiega tutto. Questa idea nasce 26 secoli fa. Ed è quella che muove la ricerca in fisica, in particolare, ancora oggi. Ok? Quindi, un'idea, se volete, un pregiudizio in senso buono, teorico, la motivazione ad andare a fondo nella natura per trovare l'unico principio, il solo principio che spiega tutto, nasce a Mileto, tra cavallo, tra il V e il VI secolo avanti Cristo, ed è ciò che ancora oggi muove la ricerca. Attualmente ci sono tre meccanismi diversi che spiegano tutti i fenomeni, e questi meccanismi sono distinti: la forza di gravità, l'interazione elettrodinamica debole e l'interazione forte. Uno degli ultimi premi Nobel per la fisica, quello a Carlo Rubbia, è stato ottenuto da Carlo Rubbia perché ha dimostrato sperimentalmente che la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole sono in realtà aspetti diversi dello stesso meccanismo. Quindi magari uno di voi prossimamente dimostrerà che due di questi tre meccanismi sono in realtà uno solo. Il Nobel non glielo leva nessuno. Quando tutti e tre si uniranno in un unico meccanismo, avremo raggiunto la teoria del tutto, che è quello su cui Hawking lavorava. E l'idea è di Talete, questo signore qui, il primo che ha l'idea che tutta la natura, per quanto possa essere diversa, fenomeni molto diversi, tutti sono riconducibili a un'unica radice. E ciò che fa di noi quello che siamo adesso, la struttura della società e tutti gli eventi che sono successi, è dovuto anche a quell'idea. Nessun altro popolo, ripeto, in nessuna parte del mondo ha avuto le stesse idee indipendentemente dalla cultura greca antica. Quindi percorriamo una strada iniziata a quell'epoca. Qui c'è ancora la cosa di Atene. Quindi l'idea è che l'universo non è caos, ma è cosmos, che significa armonia. Cioè parti diverse, ma che rispondono a un'unica legge semplice. Tra teorie scientifiche diverse si sceglie quella più semplice, quella che comporta meno concetti, anche se studiando matematica e fisica qualche volta non vi sembrerà. Ma il criterio di base è quello. Dopodiché, questo primo passo fa un altro salto in avanti grazie a uno dei più grandi condottieri della storia, Alessandro Magno. Alessandro Magno è quello che probabilmente ha iniziato la prima globalizzazione. Ha costituito un impero che andava dalla Grecia fino all'India, ha messo insieme popoli molto diversi, ma rispettandone le leggi e le tradizioni. E soprattutto ha fatto incontrare lo spirito greco. L'uomo greco è un uomo abituato a discutere, andare in profondità, a speculare, ma aveva poca tecnologia. Fate conto che adesso, se sentite molto spesso osannare gli acquedotti romani, ok? Quando Roma viene fondata, quindi 757 a.C., ottavo secolo a.C., in Mesopotamia c'erano acquedotti lunghi 40 km che portavano l'acqua dal
della superficie terrestre altri 20-25 metri, sistemi per spostare e levare l'acqua che in Europa erano fantascienza. Quindi quello che noi vediamo adesso di Roma in realtà era qualcosa che in quella zona dell'Asia era già una tecnologia usuale, normale. I giardini pensili di Ninive erano dell'VIII secolo avanti Cristo. Okay? Però loro non avevano lo spirito speculativo. Facendo incontrare lo spirito greco e l'esperienza, diciamo, tecnologica dell'Egitto e della Mesopotamia, nasce il pensiero scientifico. Nasce l'abilità a indagare quantitativamente la natura, lo vedremo in diverse salse. E questo si concretizza in un'epoca di estremo sviluppo culturale, artistico e scientifico, che è l'ellenismo. Dopo la morte di Alessandro, il suo impero si frammenta. In Egitto, l'Egitto va a Tolomeo, che era un suo generale, e Tolomeo invita tutte le persone culturalmente impegnate, cioè tutti i sapienti, a lavorare presso la biblioteca e il museo. Non solo, manda in giro per tutto il mondo conosciuto persone incaricate di portare i libri ad Alessandria. Ogni nave che entra nel porto di Alessandria deve depositare tutti i libri, la biblioteca ne fa una copia e loro portano via le copie. In quest'epoca nasce la medicina, il primo libro di testo di medicina è di quest'epoca. I medici alessandrini riescono a distinguere per esempio i nervi motori e i nervi sensori. Aristotele, di due generazioni prima, è convinto che il cervello serva a raffreddare il sangue. I medici di Alessandria sono in grado di ridare la vista ai ciechi, fanno interventi di cataratta, studiano l'anatomia dissezionando i cadaveri, cosa che dopo ahimè viene perduta. Qui abbiamo, vediamo se riusciamo a vedere il filmato, una visione, ricostruzione dell'Alessandria di quell'epoca. Alessandria aveva circa diverse centinaia di migliaia di persone, aveva 400 bagni pubblici, 500 teatri, un acquedotto che filtrava l'acqua del Nilo, la rendeva potabile. E qui c'è un videogame che ha ricostruito l'Alessandria molto molto bene. Qui c'è la biblioteca, come vedete qui in alto, quindi merita essere vista. Erano strade lunghe decine di chilometri. Andiamo avanti. Questo lo conoscete tutti sicuramente, lo usate penso ogni giorno, ok? Che cos'è questo? Una macchina dove tu metti dentro una moneta, questa ti dà il caffè latte, il caffè, che ne so, il cappuccino. La prima macchina automatica per la distribuzione di bibite o di bevande su introduzione di una moneta è del 250 avanti Cristo, ci sono progetti e prototipi al Museo Archeologico di Alessandria. È stata inventata da Eroni di Alessandria in epoca ellenistica. Si introduceva una moneta e dall'anfora usciva una certa quantità di liquido. Facciamo un po', velocizziamo il filmato, se non ce la facciamo vederlo tutto. Produce una dracma e esce una certa quantità di acqua. Riempie una coppa o un coso. Un'altra, vediamo se riusciamo a vedere l'azione che stavo descrivendo, si introduce sopra la moneta e dall'apertura del rubinetto sotto esce un certo quantitativo di acqua. Quindi le macchinette che usiamo noi hanno circa 2400 anni. Qui c'è il progetto, la sezione interna. In altri casi, per esempio, ci sono... qui ce n'è una in cui, anche questa al museo di Atene la trovate, c'è un'ampolla sotto, prelevando una certa quantità di acqua, automaticamente dal rubinetto che c'è sopra si apre e scende una quantità di acqua che riporta al livello originario, ripristina il livello. Anche questa è di epoca ellenistica. E poi questo è il top della tecnologia di quell'epoca, un vero e proprio computer portatile. Nel 1900 una barca di pescatori
fa naufragio vicino all'isola di Antikythera in Grecia, e per recuperare la barca i marinai scoprono, erano pescatori di spugne, scoprono un relitto. Il relitto viene recuperato dalle autorità greche e all'interno di questo relitto, tra statue, anfore varie, c'era questo grumo di ingranaggi, incomprensibile, fino a che uno matematico dell'Università del Galles, in Inghilterra, ne fa una tomografia, fa l'attacco e scopre che si tratta di un vero e proprio computer che serve per predire le eclissi, per predire, calcolare le date di Olimpiadi e per predire il moto dei pianeti e le fasi lunari. Aveva un meccanismo molto particolare e la tecnologia meccanica alla base di questo meccanismo si riteneva inventata in Europa nel XVII secolo. Quindi questo anticipa la tecnologia europea di 16 secoli. Dopo tutto questo è andato perduto. Qui per esempio c'è la vite di Archimede per sollevare l'acqua, che ancora viene usata, questa è una centrale idroelettrica in Olanda, in Polonia, scusate. E poi uno dei personaggi più famosi dell'epoca ellenistica è Archimede. Qui vedete un'immagine, un grafico, un disegno in epoca medievale della Siracusia, una nave progettata da Archimede. Quindi parliamo del Archimede muore nel 212 a.C. Per avere una nave di queste stesse dimensioni bisogna aspettare Orazio Nelson, l'Inghilterra del XVIII secolo. Questa è una nave lunga 100 metri, poteva ospitare sul ponte 400 soldati, aveva un carico utile di 1000 tonnellate, aveva la biblioteca, i giardini, i bagni e le stalle. Era una corazzata, era placcata di metallo perché le alghe non la corrodessero ed era in grado di lanciare massi di 50 kg a 200 metri di distanza. E Archimede è riuscito a convincere il tirano di Siracusa a costruirla prima sulla carta. Ecco la potenza del metodo dimostrativo. Provate adesso a voi, perché il materiale necessario a fare questa nave era l'equivalente per fare altre 60 navi normali. Provate voi adesso ad andare in cantiere e dire, senti, anziché costruire 60 navi che fai sempre, fanne questa. Se non hai un metodo preciso, sicuro, certo, razionale, logico, per convincere chi ti ascolta che quella nave galleggerà, non la faranno mai. Questo è il metodo scientifico, il metodo dimostrativo. In base a quello che conosco, in base alla teoria che conosco, produco tecnologia che non esiste e sono sicuro che quello che faccio farà determinate cose, in particolare che galleggia, cosa non da poco. Questo è quello che fa il metodo scientifico, senza il quale non sarebbe costruita non quella nave, ma neanche le altre. E il metodo scientifico non nasce nel Rinascimento con Copernico, Galileo, Newton, eccetera. Quelli riscoprono quel metodo che torna in Europa grazie agli arabi. Metodo scientifico sparisce, qui c'è un'immagine della battaglia di Azio, quando Roma conquista l'Egitto, 32 a.C. I romani erano persone totalmente diverse dai greci, non avevano spirito critico, spirito speculativo, gli bastava che una cosa funzionasse. Arrivano in Egitto, deportano tutti gli studiosi dell'Egitto a Roma perché si fanno da maestri ai loro figli. E quindi la ricerca si interrompe. Nessuno è più in grado di comprendere quel metodo. Fate conto che, per esempio, Plinio, quando descrive le api, che ho visto prima, dice: le api fanno le celle esagonali perché hanno sei zampe. Plinio scrive nel primo secolo dopo Cristo, in epoca imperiale. Noi sappiamo che in epoca ellenistica Pappo di Alessandria aveva dimostrato, enunciato un teorema che se io devo tappezzare una superficie piana, avendo tessere delle stesse dimensioni, quindi poligoni regolari, con la maggiore area e il minor perimetro, l'ideale sono esagoni, che sono il metodo più efficiente per sputare la cera. Ma questo Plinio non lo sa più.
che non è più in grado di interpretare quei teoremi. Vedete che dopo la conquista romana, per 200 anni, nessuno si occupa più di scienza. E quindi, per esempio, si torna al modello geocentrico in astronomia e via dicendo. Questo ritorno in Europa grazie agli arabi. In maggio 1085, re Alfonso VI di Castiglia, non so se l'avete già studiato in storia spagnola, conquista Toledo e trova un tesoro immenso di libri. Solo che anziché bruciarli tutti come avrebbe fatto un imperatore romano, chiama a Toledo i più grossi studiosi dell'epoca, tra i quali per esempio padre Gerardo da Cremona, che traducono dall'arabo al latino. E così idee nuove, cioè la cultura ellenistica antica, torna in Europa e cambia la storia europea, fino a condurre, per esempio, la teoria della prospettiva, Piero della Francesca, è un effetto della traduzione degli elementi della geometria di Euclide. Le esplorazioni geografiche sono un effetto della traduzione in latino della geografia di Tolomeo, senza i quali non si navigava, all'epoca non si navigava più in mare aperto, si navigava solo lungo la costa, perché si era perduta quella conoscenza. Quindi attenzione, messaggio importante, la conoscenza è un bene fragile, possiamo perderlo, va custodito con cura. Immaginate adesso se per 200 anni nessuno studia più un libro di matematica o di fisica. Tra 200 anni questa è fantascienza, questa è magia. Questo l'avevo appena detto. Vado veloce, se no non ce la facciamo, credo. E Newton stesso scrive il più grande, il più importante testo scientifico mai scritto, di cui abbiamo testimonianza, sulle principia di Newton, che segna la nascita della fisica classica, quella che usiamo ancora adesso, e lui dice, io non ho imparato dagli antichi. Non dice mai, questa è opera mia. Solo che noi purtroppo quei testi non li abbiamo più. E il suo testo, in principio, sono quello che viene usato ancora adesso per viaggiare nello spazio. Perché si chiama fisica classica? Classico significa che non andrà mai fuori moda. Può essere migliorato, può essere integrato, può essere allargato, ma rimarrà sempre in uso. Un ingegnere civile o edile non fa altro che utilizzare i tre principi della dinamica di Newton. Si enunciano in 3 minuti. Per capirlo non basta una vita. Ecco la potenza, la sintesi della matematica. In pochi simboli descrivi una vastità enorme di processi naturali. E la ricerca scientifica fa un po' quello che è indicato nelle filmati successivi. Immaginate un mondo unidimensionale, lungo un tratto rettilineo. In questo mondo ogni tanto appaiono dei flash colorati. Nessuno sa il perché, nessuno è in grado di prevedere quale colore apparirà o dove. Finché uno dice, ma forse c'è di più di quello che vedo. Con la fantasia immagina che ci sia qualcosa di più della fettina che uno ha portato di mano. E dice, se ci fosse di più, e immaginiamo che ci sia un mondo a una sua dimensione ma a più dimensioni e ci siano degli oggetti che attraversano la nostra fettina, ecco che immediatamente tutto diventa chiaro del perché vedo quel flash, quella luce in quel momento, in quella posizione. E lo interpreta e lo spiega in modo molto molto semplice. Però quello che è importante è avere l'idea, che magari prima nessuno aveva avuto. È vedere le cose che vedono tutti ma pensare quello che nessuno ha mai pensato prima. Quindi avere immaginazione. Raramente si associa la matematica, la fisica all'immaginazione, ma in realtà è la chiave di volta, è riuscire a pensare come nessuno ha pensato prima, immaginando cose che nessuno ha mai immaginato prima. E pensate all'emozione enorme che è dire, ma io penso che le cose vadano così,
Poi interrovi la natura, fai l'esperimento e la natura ti dà ragione, dice sì, funziona così. E se capisco il meccanismo, okay, poi lo posso applicare, produco tecnologia, cambio la vita delle persone. Ecco che ritorniamo al filmato di prima. Mi pongo il problema di come osservare oggetti molto lontani e cambio la salute di chi va dal dentista o chi deve fare una radiografia. Cose totalmente inimmaginabili. Okay? Quindi l'eterno mistero del mondo è proprio la sua comprensibilità. Einstein qui ripete quello che aveva in mente Thalete. Posso capire il mondo. A priori non c'è nessun motivo per cui questo possa accadere, però di fatto è così. Ma qui ci sarà sicuramente il filmato che vedremo dopo. E mettiamo in pausa così ve lo mostro. Bene, anche in questo caso si pone la domanda: il libro di testo è sufficiente a conoscere che cos'è la fisica? La risposta ovviamente è no. Il libro di testo dà l'aspetto tecnico, se volete l'aspetto pratico, ma l'aspetto profondo culturale è altrove. Perché? Perché nel libro di fisica non c'è abbastanza spazio per dare spazio anche a quello, purtroppo. Questo è l'equivalente dei Promessi Sposi per la letteratura italiana. È stato scritto da due premi Nobel, Einstein e Hilbert, e vi spiega come ragiona un fisico. Che cosa frulla nella testa di un fisico. Non c'è neanche una formula. È molto scorrevole. È un po' datato, bisogna dire la verità, ma è molto scorrevole. È un caposaldo, irrinunciabile. Ed è a capitoli, quindi uno può dire, beh, per adesso mi guardo il primo o il secondo capitolo, poi avanti vedrò il resto. Altro premio Nobel, russo di origine ma naturalizzato americano, questo vi dà una storia della fisica, può essere proprio preso come testo di riferimento dal punto di vista storico. È divertente perché all'interno del suo racconto infila episodi divertenti relativi agli scienziati, che hanno sempre la fama di essere con la testa tra le nuvole e fanno qualche sciocchezza ogni tanto, questo sì. Racconta anche questi aspetti. Questo non l'ho trovato in italiano, ma per voi non è un problema. Ed è un bellissimo testo che ha proprio come obiettivo mettere in risalto i legami tra la storia culturale della nostra società e la storia scientifica. È molto ben scritto. È corposo e voluminoso, ma merita assolutamente. Io lo trovo molto ispirante, lo leggo e lo rileggo abbastanza spesso. Questo è uno degli elementi più brillanti di tutto il Novecento, sicuramente, Richard Feynman. Qui lui discute, c'è cioè una serie di lezioni in cui discute che cosa significa, che cos'è una legge fisica. Anche qui sono lezioni singole, quindi può essere letto un capitolo piuttosto che un altro e via dicendo. C'è una bellissima introduzione. Quello che vi ho raccontato oggi viene in buona parte da qui. Il libro di Carlo Rovelli, uno dei più grandi fisici viventi, adesso vive in Canada, ma è originario dell'Italia, di Verona. E questo testo, che essenzialmente è storia della fisica, è anche questo un caposaldo. L'origine del pensiero naturalistico, razionalistico e poi scientifico è descritta molto bene qui. Okay? Questo è un testo fondamentale. Qui anche una storia della fisica recente sottolinea specialmente la parte dell'atomismo, sempre di Carlo Rovelli. Anche questo è molto ben scritto. Sapete che uno dei suoi libri, Sette brevi lezioni di fisica, che qui non so se ho messo, è stato in vetta alle classifiche in Italia per diverse settimane. Questo invece ha cambiato il mio modo di insegnare. Prima di questo testo, quello che raccontavo agli studenti era diverso. L'introduzione classifica questo testo come qualcosa che sta a metà strada tra un importante recupero archeologico è un'importante scoperta scientifica. Questo dimostra che
da motivi dettagliati del fatto che il pensiero scientifico è nato in epoca alessandrina, cioè in epoca, scusate, ellenistica, e poi è stato recuperato successivamente. Lo userò molte volte quando introduciamo un argomento particolarmente importante, attingerò a piene mani da questo testo. È la sua terza edizione. Io ho letto la seconda, notevole, e questa la sto leggendo per la terza volta, perché ogni volta che la leggo imparo qualcosa di nuovo. Questo è un classico. Italo Calvino diceva: un classico è un libro che tu ogni volta che lo leggi trovi qualcosa che prima non sapevi. Questo, dal suo punto di vista, è già un classico. L'autore è vivente, l'ho conosciuto in diversi congressi, è venuto anche a Gorizia diverse volte a fare conferenze, spero che torni. E questo è sempre di Lucio Russo, è un condensato. Questo dovrebbe essere un testo che accompagna qualsiasi corso di fisica. È più leggero dell'altro, è a capitoli, e anche questo ha un'introduzione all'importanza storica barra culturale dei argomenti che tratteremo anche nel nostro corso. Questo costerà una decina di euro, 15 euro, quindi ve lo consiglio assolutamente. Fine. Domande? Bene. Buona lettura e alla prossima.